Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati a tutti. Eccomi pronto a registrare un altro video. Video particolare perché è un video che mi è stato espressamente richiesto. Dopo alcuni assaggi fatti in passato, qualcuno mi ha scritto: ma perché non ci racconti, non ci spieghi, non ci fai sentire le parole che ormai non si usano più? Non si usano più. E allora io ho pensato, scegliamone un pochettino, mettiamone in ordine alfabetico ed eccomi a iniziare. Va bene, non so proprio in ordine alfabetico, però ce lo sono messo lo stesso. Però ho necessità di spiegarvi una cosa, perciò rimanete lì perché io adesso mando la sigla e cominciamo. Allora, eccomi qua, mi sono rimpicciolito, vedete che bello sfondo? Anche questa foto l'ho trovata in rete, se non sbaglio è un lavoro fatto da Paolo, che io ringrazio perché di foto Paolo ne sta mettendo molto e ne uso molto, le uso molto. Allora, dicevo, questa è un'introduzione un po' particolare, io mi sono rimpicciolito perché tra poco vengo a farvi una cosa da qua e una cosa da là, anche perché ho necessità di chiarire un pochettino alcune cose sul dialetto terracinese. Guardate un attimo, io scrivo il dialetto terracinese in un certo modo e nelle parole ci metto una lettera un po' particolare, una E con due puntini sopra, lo vedete? È scritto proprio qui sopra, è una vocale un po' strana, sì, perché altrimenti le parole in dialetto terracinese non si capiscono, cioè si capiscono quando le pronuncio, ma quando le chiedo a leggere è una tragedia. E io vedo un sacco di persone che se ci mettessimo insieme faremmo un sacco di cose belle. Molte persone che scrivono in dialetto terracinese ma non si capisce niente. So tutte, come tenga di, le parole diventano tutte codici fiscali. Se le vai a leggere così come sono scritte. Allora, troviamo insieme una formulazione adatta per scrivere. E io l'ho trovata anche leggendo qua e là. Molti anni fa trovai un saggio sul dialetto terracinese, una sorta di vocabolario, non so più che fine ha fatto, però fin dalla prima volta che l'ho letto mi ha dato proprio questa chiave, e la E, quella con i due puntini sopra, è una E che è chiamata segno diacritico o un diacritico, sto a leggere, che le vedete là sopra. Praticamente nella lingua scritta i segni diacritici sono quelle lettere che non corrispondono a un suono preciso, ma servono soltanto a determinare la giusta pronuncia di un'altra lettera, di quella che ci sta appiccicata, ok? Oppure un gruppo di lettere, d'accordo? Quindi questa precisazione mi serve perché se tutti quanti imparassimo a scrivere bene il dialetto, ma a renderlo intellegibile, che significa scriverlo bene? Vuol dire che chiunque leggendo riesce a pronunciare bene la parola. In passato ci hanno provato Gigi Nofi, Genesi Cittarelli, Cesarino, Cesario Legge, che saluto con un grande abbraccio lì, chissà dove sta adesso, me lo porto nel cuore, insieme a Genesi Cittarelli. E quindi dicevo, se tutti quanti noi ci mettessimo d'accordo su come scrivi dialetto terracinese sarebbe fantastico. Vi faccio alcuni esempi così capite bene. Allora, guardate un pochettino queste parole come sono scritte. Iappapparuc. Vedete la E con i due puntini sopra? Le luce candel. Sempre le due E con i due puntini sopra. Iapplac. Le camus. Ora, molti non usano scrivere in questo modo qua, ma immaginate queste stesse parole senza le E, no? Quelle E con i due puntini. Sembrano codice fiscale, sembrano. Sono sbagliata prima, ecco, questa è che la giusta. Se io scrivesse a papparuccio senza la E finale, non si legge a papparuccio, si legge a papparuc. A papparuc. Pensate a luce candelle senza le due E. Luc candel, oppure a plac senza le a plac. Ma su, questo non è taracinese, no? Questi sono i codici fiscali delle parole taracinese. Nulecamus, no? Nulecamus, le camus. Ma su, non si può sentire, no? Dai, e mo sentite che state, guardate quest'altro,
Ecco qua, i rich, no? I rich, I capi rich, oppure i ricci che si viene a mare, geluse, Your Messine, sapete che è Your Messine? Non sapete che è Your Messine? Vabbè, Your Strignement, dai. Allora immaginate scrivere queste parole senza queste, che cosa ne viene fuori? Ve le faccio vedere. Guardate che codice fiscale. Rich diventa Rick. Rick, magari fosse Rick. Geluse diventa Gluse. Remessine diventa Remessine. Remessine. Your Strignement diventa Restrignement. Yeah, su. Allora, questo modo di scrivere il dialetto della cinese può essere così una strada che potremmo intraprendere tutti per rendere intellegibile il dialetto della cinese. Cioè, io lo scrivo, tu lo scrivi, chiunque lo scrive e tutti lo possono leggere. È così che tramandiamo le cose, è così che le nuove generazioni s'imparano qualcosa del dialetto. Ma su, ok? Proviamoci. Solo che stavi di, proviamoci. Oh, vediamo che le cash for. Vabbè. E allora, vai con la prima serie di 6 parole che tenterò di spiegare. Eccole qua. Allora, le prime le ho messe più o meno in ordine alfabetico. Abbacellito, rimbecillito, tonto, rintontito. Oggi mi sento un po' abbacellito, Vabbè, io faccio un po' di scena, ma insomma... Iappienle de permatora. Poi dicete come pare, questo lo dico perché il dialetto della cinese, immagino come tutti i dialetti, a seconda di dove ti trovi nella zona della città, può avere delle cadenze piuttosto che altre. Una stessa cosa può essere detta in un modo piuttosto che in un altro. Se vai a Bascia la Marina si parla in una maniera, vai sopra Terracina si parla in un'altra maniera, nella zona della valle si parla in un'altra maniera, ti sposta alla Fiora che è sempre Terracina si parla tutta in un'altra maniera. Gnuidi! Allora che vuol dire? Vuol dire che questa è la dinamicità del dialetto e il dialetto non ci aiuta a fare altro che esprime quella che è la nostra identità culturale. Io alla mia identità culturale ci tengo, pur se parlo dialetto. E non è volgarità o ignoranza, anzi, ignoranzità parla dialetti della cinese. Sono due cose diverse. D'accordo? Allora, iappienle è le cose appese o appesi. Si usa principalmente per indicare che lo curone de pomodoro che si faceva una volta e si appennevano. Ecco perché appesa, appienle. E ni che so bessa appienle, sta appienle. E che erano buoni sta pomodoro. Ecco. Poi, lì a seguire, che c'è begaline, che si begaline. Quando uno è begaline, che succede quando uno è begaline? Una persona che ci vede proprio, che ci vede poco, cioè, che è miope, che ci vedi tu? Sì, no begaline, cioè, come dire, sei ciecato, sto facendo scorrere un po' le parole. La quarta parola, carastuse, vedi, ecco, anche qui, no? Carastuse e carastuse. Ma tanto significa la stessa cosa. Uno che è pirchi, che è avare, che è puducchiuse, che non fa altro che lavare. Cioè, quando tu vai in un negozio a comprare una cosa e quella cosa che vuoi comprare costa così tanto che non ti aiuta a risparmiare, e tu che dici, ammazza che si carastuse. Cioè, che prezzi alti che hai. A così non mi fai risparmiare niente. Questo è riferito principalmente a tutti quei commercianti che vendono la merce a, come dici, a caro prezzo, te ce fanno il talo sangue, ade che, va bene? E che sta puta parola fantastica, denuecchie, you denuecchie, che è denuecchie? Il ginocchio, madonna mia che mi fa male sto denuecchio, non ce la faccio più, gli faccio sempre la caricatura perché quando faccio teatro io tengo a fa sempre la cummara e allora ecco che mi veda da fa la cummara, you fraffus. Sì, un fraffuse, sì, il moccioso, che è un po' dispregiativo, nel senso proprio, cioè, bambino, quello che i mammocci tenevano sempre, vabbè, in italiano si dice moccio pendente dal naso,
dialetti Yumukl, a Pisa Yunas, e in genere si sì, frafusi, come hanno frafuse, ma dimmi a fare io frafuse, persona che ha un'età adulta, che è grande d'età, ma non cresce, rimane sempre mammoccio, frafuse, ovviamente è piuttosto dispregiativo. Vai con la seconda serie di parole. Eccoci qua. Allora, la parola numero 7 è frabutta, borbottare, brontolare. Stai sempre a frabutta. Oh, ma che vai frabuttenne? Oppure la grascia. Nì, questa mai uscita nera. Non fa niente. Va bene lo stesso. La grascia, che è la grascia? Abbondanza, l'opulenza, quanto uno te de più, che se la grascia che non ti fa ragionare, quando uno c'ha troppo, il troppo storpia. Ma anche se fosse nata a mezza la grascia, quando uno vive al di sopra delle proprie possibilità. E poi la Janara, ah, sta parola. La Janara è una che va sempre strellen in continuazione. Ma che vai strellen? Sì, proprio da una Janara, sa. Oi mamma! Venite a vedere in teatro e ve ne accorgete perché faccio le caricature in questo modo qua. La Launa, che è la Launa, è una sorta di anfora in terracotta che con due manici, con due anse e un becco davanti o dietro, a seconda come la porte, che serviva per trasportare l'acqua. I vai a piana Launa d'acqua, quando si va a Basce Brevature oppure quando si va alle Fontanelle, che mo a Terracina alle Fontanelle. Va a trovare una fontanella, mo va. Uno perché ne le mettono, ma due perché se le mettono poi ci stanno chi dice graziate che scassano tutto. Ma perché tenete a scassare tu? Perché tenete a rompere? Ma rompetevi la capoccia, date le capucciate per terra, ma lasciate stare le cose dalla città, no? Vabbè, lasciamo stare. Cacca, vi facesse un mantoppino, mi riferisco, sì, mantoppino. Si usa pure così, però in realtà i mantoppini era un mantello corto che veniva usato dai contadini e quelli che venivano dalla zona, dalla Sciaria o dall'Abruzzo, quelli che facevano la transumanza, che era un pezzo di mantello. Che era pieno da toppe, ecco, da manto a toppe, cioè mantello che sopra una toppa copre parzialmente. E in senso lato si usa per riferirsi allo sparlare in lungo e largo di una persona. Te facciano mantoppine, Oggi come si può dire? Te faccio un cappotto, coi pettegolezzi. E te facciano mantoppine, L'ultima parola per questa puntata è nandecchia. L'antecchia, qualcosa di veramente molto piccolo, di infinitesima, ammazza che parola italiana, manzopodini in dialetto tracese, nandecchia. Oh, ci manca nandecchia, come di, ma ci manca poco, nandecchia. Bene, allora, chiusa questa serie, questa parte, allora, continuerò a far, come dire, recuperare alla memoria le parole dialettali che ormai non si usano più perché è arrivato l'italiano e forse c'è un po' di confusione. Siccome si da parlare italiano, io dialetto si da cancellare? No, il dialetto è parte integrante della propria cultura, fa parte di te, della tua identità personale. Poi chieda pure sapere parlare italiano. Per forza, e come fai se no? Chiaro? Lo dico a tutti questo, a tutti. Se poi vi interessa scoprire il significato di qualche parola, beh, scrivetemelo. Aspendo, peccato, là, ecco, decca. Scrivetemelo nei commenti, oppure suggeritemi qualsiasi altra cosa e tenterò di accontentarvi. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. E iscrivetevi al canale e cliccate sui like. Mettete qualche like, tanto a voi che ve ne importa. Al prossimo, arrivederci al prossimo video. Vai con la sigla finale, ciao a tutti.